Ciao 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 ciao! Quanti ciao ho detto? Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video. Oggi parliamo di abbigliamento. Sarà infatti un video haul di tutte le cose che ho acquistato da settembre fino ad adesso che è novembre per la stagione autunno-inverno. Sono cose che ho acquistato principalmente da Hidden Forest Market e da Zara, che sono un po' i miei negozi preferiti al momento. Poi ci sono altre cosine invece che vengono da altri negozi e vi faccio vedere tutto. Cominciamo subito perché la carrellata è lunga. Allora, cominciamo da Hidden Forest Market. Allora, questo negozio mi piace molto perché offre un punto di vista un po' più originale, singolare rispetto alla moda fast fashion che impera, diciamo, con le grandi aziende. Mi piace soprattutto, devo dire che ho notato di avere una passione per i pantaloni di Hidden Forest Market, perché soprattutto questo capo è molto originale, c'è un'ampia scelta di modelli e quindi mi piace molto scegliere da lì. Allora, infatti ho acquistato in questo periodo 4 paia di pantaloni, di cui 2, direi, sì, 2 in saldo, e 2 top ho acquistato anche. Vi faccio vedere tutto. Cominciamo dai top. Probabilmente alcune cose le avrete già viste se mi seguite su Instagram, ad esempio nelle foto outfit ce ne sono. Questo ad esempio è il top di cui mi sono innamorata. È un colore un po' diverso da quello che vedete in video. In video sembra più sul blu, in realtà è proprio un color petrolio ottaneo e ha queste maniche da menestrello che si allargano qui con questa grechina, ed è il suo bello, sta veramente bene addosso. Anche quando me l'avete visto me l'avete subito chiesto. Allora, io ho preso una M perché di questo c'erano 2 taglie e ho preso la M perché è un po' strettino sulle spalle, quindi per me andava benissimo la taglia in più rispetto alla S. L'altro top che ho preso da Hidden Forest Market e che fra l'altro adesso lo trovate in saldo sullo shop online o in negozio se lo trovate ancora, è questa maxi maglia che c'era in 2 diversi colori. A me piaceva molto questo insieme di colori molto classico che fa tanto college, a me è sempre piaciuto un sacco, è molto preppy, blu, bianco e bordeaux. Ed è una maxima t-shirt proprio, a manica corta, con le spalle sempre scese, che è una cosa un po' tipica appunto dei top di Hidden Forest Market, che vestono comunque ampio. Bella lunga, di un tessuto che non si gualcisce, devo dire, ottimo. Io in questa stagione la abbino a pantaloni lunghi blu, oppure con degli skinny in denim e sopra un bel maglioncione pesante, insomma, mi piace un sacco questo abbinamento. Ah, fra l'altro stavo pensando di fare un video sui miei capi cult dell'inverno, insomma, i capi che non possono mancare nel mio armadio invernale. Ditemi se vi può interessare come idea, che così la sviluppo e faccio il video. Passiamo ai pantaloni di Hidden Forest Market. Allora, il primo che ho comprato, che fa parte del taglio classico dei pantaloni Hidden Forest Market che hanno sempre e che ogni collezione ce li ripropone o in diversi tessuti o in diversi colori, è questo paio di pantaloni con la culisse in vita. Ecco, è scappato. Con la culisse in vita, le tasche dietro, ha anche 2 tasche davanti, scende un po' a carota. E io lo tengo sempre con il risvoltino perché mi piace con il risvoltino, faccio parte del club del risvoltino, ebbene sì. Allora, questi pantaloni, in particolar modo, devo dire tutti quelli con la culisse in realtà, vestono benissimo. Voi li dovete provare perché io ero di quelle che non avendoli mai provati dicevo ma non mi ispirano con la culisse, pensavo poco elegante, poco un po'... No, voi dovete provarli per vedere come cadono perfettamente sulla gamba. Ce li ho anche in un altro tessuto in blu. E questi invece sono in denim bordeaux, che era un po' il colore dell'anno e mi sono piaciuti subitissimo. Li trovate anche in color jeans normale questi, di questo tipo di tessuto. Altro paio di pantaloni, invece, ne arrivano altre due paia, che ho preso in saldo, perché voi state sempre attenti a Hidden Forest Market, perché spesso fa i saldi, o di mezza stagione, oppure saldi estivi che durano tantissimo, insomma, se voi fate attenzione riuscite a fare dei grossi affari.
come ad esempio io ho trovato questo super pantalone in panno, tipo a 30 qualcosa euro, praticamente 2 settimane fa. C'erano questi saldi, credo che fossero i saldi sulla precedente collezione invernale, ma sono attualissimi, sono di quelli a vita alta che rimangono rimborsatini e poi hanno la cinturetta in vita, insomma, se mi sono spiegata. Fra l'altro esiste uno stesso identico modello in questa collezione, ma in un altro tessuto. Hanno tutte le pants e poi finiscono un po' cortini sotto. Ma mi è piaciuto un sacco questo colore, che in inverno mi piace abbinarlo magari ad un total black, e li ho presi, sono belli belli caldi, quindi andranno benissimo anche quando farà più freddo, e sono stati veramente un affare per il prezzo irrisorio, appunto, con la qualità di Eden Forest Market è proprio poco. Altro pantalone preso in saldo, che non ho ancora messo, è questo che è blu, che invece credo fosse della prima collezione, diciamo, dopo l'estate, appunto, autunnale. Sono pantaloni ampissimi in blu, vedete, finiscono larghi, 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 a palazzo, e di un tessuto che cade molto bene, bello frusciante, 2 tasche davanti e 2 pants molto ampie. Anche questi mi sono piaciuti subito, e li immagino con un look un po' da tipo marinaio, braccio di ferro, insomma, con delle scarpe basse stringate un po' voluminose, questi pantaloni, un maglioncino attillato magari a righe o anche a tinta unita. Insomma, sono dei pantaloni che secondo me sfrutterò questo inverno, perché il tessuto comunque non è leggerissimo. Ultimo pantalone di The Forest Market, sì, Forest Gump di Eden Forest Market, che mi ha fatto innamorare, è questo. È una super culotte elegante di un bellissimo tessuto pesantino che cade molto bene. Io l'ho scelto i grigi, ma ci sono anche in verde militare, vedete, sono fatti proprio sopra, sono proprio tipo maschile, con 2 taschine dietro, e poi sono classiche culotte, finiscono dritte, molto molto larghe, alla caviglia praticamente. Sono quelle cose che bisogna abituarsi a portare, però devo dire che io me ne sono innamorata, mi ci vedo bene e le porto spesso. Questi pantaloni, io ho preso la M, sono della collezione in corso, quindi li trovate ancora. Io ho preso la M perché mi facevano sentire più comoda in vita, perché la S era proprio giusta giusta giusta. Essendo un po' alti mi davano fastidio, ho detto no, ci manca che poi quando mi siedo mi viene mal di stomaco, ecco, ho preferito stare sul largo. Questi sono gli acquisti di Eden Forest Market, adesso vi mostro cosa ho preso da Zara in questo periodo. Allora, partiamo a caso proprio con questi pantaloni, che sono i pantaloni che Zara ci propone da agosto, quando è uscita la nuova collezione, e che mano a mano che i mesi passano ce li ripropone in colori magari diversi. Ho visto che adesso ci sono grigi, ad agosto erano usciti in nero, e io li ho acquistati in questa stoffa, che è una stoffa blu lavorata, vedete? È fatta tipo a palline, blu su nero, quindi in realtà potete metterli sia col blu che col nero, sono proprio un pantalone che si abbina bene alla cintura, la zip laterale, scusate. E la cosa particolare è il finale, così, a corolla. Sono pantaculotte, quindi sono corti, e finiscono con questo finale a corolla, che poi è la cosa che mi ha fatto innamorare già ad agosto, quando sono andata a provarli un giorno, ero con la mia amica Fede, siamo andate e li abbiamo provati. Solo che devo dire che quando li ho provati ad agosto, erano in una stoffa pesantissima, che fasciava un po' troppo il corpo e aveva un effetto bruttissimo. Quindi quando li ho visti in questo tessuto, che sembra quasi un piqué, anche se non è piqué, sono molto molto più cascanti, cascano bene, e l'effetto è proprio bello, quindi mi sono innamorata di questi pantaloni e li ho presi, finalmente. Poi, altri pantaloni che ho preso da Zara, presi di recente, li trovate anche questi ancora in negozio, sono un paio che non poteva non mancare quest'anno, che è così di moda, la stampa, lo stickers, gli stickers sui vestiti, le stampe floreali, i ricami, ecco. Questi jeans riassumono un po' tutta questa moda,
sono favolosi e hanno tutto questo disegno di fiori, uccellini e hanno anche delle pepite di Swarovski, che questa forse è la loro unica pecca, perché queste bellissime pepite di Swarovski sono fatte a punta e la punta vi si infilzerà nella carne quando voi le indossate, giuro, praticamente dietro devo trovare dei rinforzini da mettere, delle toppine, perché sono così, sono vivi, cioè c'è la punta sotto e rischiate di farvi, non dico male, però insomma, una sorta di cilicio portatile che anche no. Allora, però sono bellissimi, sono leggermente flare, nel senso che rimangono attillati e sono un po' a zampettina, ma proprio leggerissima sul fondo, sono corti alla caviglia e sono tagliati a vivo. La cosa bella è che sono decorati anche nella parte posteriore, vedete, che fighi, e anche nella zampa, la zampetta è decorata. Costano sulle 49, sono della collezione Zara Woman e niente, vestono da Dio, perché sono leggermente elasticizzati, quindi vi stanno proprio addosso bene, ecco, diciamocelo. Poi, un'altra cosa che ho comprato da Zara, ho fatto incetta, ne ho comprati ben due, sono i loro maglioni classici. Sono i maglioni che in questi ultimi anni stanno facendo con il polsino, con i bottoncini dorati. Li avevo presi anche l'anno scorso, uno in rosa e uno in marrone. Quest'anno ne ho preso uno blu e uno nero. Quello blu a girocollo, vedete, normalissimo, proprio un maglione classico che vi serve per creare dei look, insomma, sono quelle cose basiche che non mancano, non sono mai abbastanza. Vedete, il polsino è fatto così, lo ricorderete, con lo spacchettino, che è molto carino, e sono dei maglioni che fanno una bellissima figura perché sono morbidissimi, sottili. Mi piace questo tessuto qui di Zara. L'altro l'ho preso in nero, c'è ancora l'etichetta, così vi posso dire che è costato 19,95 della Knitwear Collection, e l'altro l'ho preso in nero ma con il collo a dolce vita. Dovete sapere che io tipo 4-5 anni fa ho buttato via tutte le cose a dolce vita che avevo perché non le reggevo più. Io sono cresciuta fra i 18 e i 25 sempre con dolce vita in inverno, mi piaceva molto. A un certo punto mi ha preso lo schizzo e non le ho più sopportate, ho buttato via tutto, l'ho regalato alla mamma che invece a lei piace. Quest'anno ho detto fammi rivedere perché non mi piaceva, insomma ho voluto fare una prova, non l'ho ancora messo e vi dirò come mi trovo con la dolce vita, ecco, se posso tornare a metterlo oppure no. Comunque vedete, come l'altro ha i bottoncini sulla manica e lo spacchettino. Questi sono molto belli, proprio tipo infilati dentro a dei pantaloni a vita alta, ha delle gonne, insomma sono proprio il maglione classico che vi risolve quando avete un look magari già particolare nel basso, tenere l'alto bello liscio con una di queste cose basiche è top. Una cosa che non è per nulla basica, che è fantastica secondo me e che ho trovato da Zara, è la mia gonna plissettata ideale. Quando l'ho vista ho detto no vabbè, fra l'altro ero in stazione centrale a Milano, dovevo prendere un treno ma l'ho presa senza provarla di corsa perché ho detto se me la faccio scappare non la ritrovo più. Tra l'altro questa gonna ha un costo di 17,95€, quindi proprio bassissimo, ma minima spesa, massima resa. Ne ho parlato anche sul mio blog in uno dei miei post del venerdì. È questa. È questa gonna plissettata che è color, alla doppia, appunto doppio colore, sopra è una sorta di tessuto che sembra quasi camoscino grigio perla, mentre sotto ha queste pieghine che sono tutte brillantinate nei colori del grigio antracite, quindi è proprio una gonna a contrasto che quando cammina quindi fa, è molto dinamica, vedete che bello l'effetto, è stupenda, lunghezza giusta. E esiste anche nei toni del rosa, un rosa antico, loro la chiamano mauve se non sbaglio, ma vi assicuro che in inverno quella gonna secondo me non rende, è anche molto difficile da indossare perché o ve la mettete senza calze oppure è una gonna che fatico a vedere con una calza nera, ecco, ad esempio, quindi ho preferito buttarmi su questa che è più versatile secondo me in inverno, perlomeno per me che non sono abituata a stare con la gamba nuda
non mi vedo la questione del rosa cipria con il nero. Tutto qui è una cosa personale, però preferivo questa variante di colore. Scusate. Ultima cosa di Zara è ci sono un sacco di top molto carini da Zara in questo periodo sullo stile che va adesso, un po' il tartan, un po' il quadrettato, lo scozzese. Io mi sono innamorata di questa quadrettata bianca e nera, è una maglina di una stoffa che deve aver dentro un po' di lanetta secondo me, perché è già un po' pesantina. Aspettate che vado a vedere, così ve lo dico in diretta. Magari no, sì, c'è un 16% di lana, esatto, poi è viscosa, ve lo dico. Allora, è fatta così, però sotto ha questa scampanatura carina, vedete, anche asimmetrica, e le maniche a calla, come piace molto a me in questo momento. Eccola qua, è veramente, veramente carina questa maglietta, un po' bon ton e un po' spiritosa, insomma, a me è piaciuta subito e l'ho presa. Non mi ricordo il prezzo, 19 tipo, può essere. Comunque di Zara Woman, la collezione quella più alta. Poi, ho fatto un acquistone per quanto riguarda le scarpe, ma perché ho trovato un super sconto. Non so se voi siete iscritte a Amazon by VIP, insomma, una volta esisteva solo by VIP, che era uno di questi siti con le vendite promozionali a tempo, insomma le campagne a tempo, dove c'erano alcuni marchi molto scontati. Adesso è stata acquisita da Amazon, si chiama Amazon by VIP, ci potete entrare con il vostro account Amazon, e io quel giorno ho trovato in saldo saldissimo tutta una collezione di Dr. Martens e ho trovato il paio proprio toppissimo che mi ha fatto innamorare. Allora, io cercavo delle stringate maschili perché mi stanno per abbandonare le mie amate Pollini, che ho credo da più di 10 anni, e volevo un'alternativa. Non la volevo però nera, perché appunto, dato che le riesco ancora a sfruttare per un po', nere ce le ho già, ho le Pollini. Quando ho visto queste, cioè top, ci ho pensato su un minuto giusto, poi però ho detto no, vabbè, guardate che belle, sono Dr. Martens, sono Bordeaux e in pelle simil pitonata, insomma rettile, effetto rettile, vedete? Eccole, bellissime. Praticamente da 179 euro che costavano, le ho pagate 84. Un super affarone, un sito affidabilissimo, sono arrivate in pochi giorni, fantastico. State molto attenti alle offerte che fa Amazon by VIP, perché ne vale veramente la pena. Poi vi faccio vedere altre due cosine che non ho acquistato, che mi sono state regalate, ma che saranno toppissime durante questo inverno, quindi ve le volevo far vedere. Allora, sapete della mia mania per le magliette a manica corta bianca, vedete ad esempio qui ne indosso un paio. Questa è di Primark, fra l'altro. Un paio, ne indosso una. Vabbè. E recentemente la fidanzata di mio fratello e la mia amica, Daria, è stata in vacanza a New York. E allora, sfacciatamente, quando lei mi ha chiesto, dai, che cosa ti posso portare da New York, ne ho approfittato per chiederle una t-shirt di J. Crew. Perché J.Crew fa delle magliette a manica corta, basiche, stupende, dal taglio fantastico. È una cosa che ho sempre avuto in mente, diciamo. L'altra mia preferita è la t-shirt di Uniqlo, che anche quelle sono fantasticissime. Ah, fra l'altro, apro e chiudo parentesi, Uniqlo ha dichiarato che a breve aprirà in Italia, quindi preparatevi. A Milano ovviamente come prima apertura, però siate pronte perché Uniqlo finalmente arriva in Italia e io adoro. Chiuso parentesi. Allora, dopo Uniqlo, un'altra maglietta che a me piace appunto tantissimo è quella di J.Crew, solo che non le compro praticamente mai, perché ancora adesso per acquistarle dall'America i costi di spedizione sono altissimi, tipo 30 dollari, e mi sono sempre rifiutata. E quindi ho detto, dai Daria, per piacere, se la trovi,
Il modello che io preferisco in particolare fa parte del vintage cotton, praticamente la collezione. E voi la vedete qui, è una normalissima t-shirt bianca, ma vi assicuro che indossata è fantastica, perché non è troppo attillata, non è troppo larga, è comunque fitted e un cotone leggero, 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 e mi piace un sacchissimo. Grazie ancora Dario per avermi fatto questo favore, perché fra l'altro l'ho fatta anche un po' penare, perché non la trovava. Mi sa che ha dovuto girare diversi negozi. Veste molto grande J. Crew, se vi interessa. Questa è una S e mi sta non attillata ma morbida. Quindi ecco, se vi piacciono le cose attillate dovete prendere sicuramente una XS. Se non sbaglio c'è anche la XXS. E niente, ultima cosa, ma non ultima per carineria. Recentemente sono riuscita a rivedere la mia amica di Instagram, Maria Vittoria. Lei è, diciamo, l'autrice, la produttrice, quella che ha ideato, insomma, le produzioni MV Loves. Che cosa sono? Praticamente lei lavora i tessuti e ne fa, la cosa più famosa che fa, diciamo, sono le sue gonnelline double fast, quindi potete indossarle sia da un lato che dall'altro in stoffe carinissime. Altra cosa famosissima che fa sono i papillon che hanno questo brevetto furbissimo, tale per cui ve li potete attaccare al bottone della camicia, quindi senza bisogno di nastri e cose varie, dei papillon già pronti, anche questi in stoffettine carinissime. E recentemente si è lanciata con un nuovo prodotto, praticamente dei top. Anche questi, come le gonne, seguono la sua idea di fare le cose che siano reversibili. E ci siamo viste qui a Bologna, perché è passata, perché lei è di Parma, anche se vive a Manchester adesso, quindi ogni tanto torna in Italia. E quando è passata mi ha voluto regalare una delle sue prime produzioni di questi top, che mi è piaciuta tantissimo. Praticamente si tratta di mini toppettini senza maniche, con uno scollo quasi a barchetta, comodissimi da portare, che secondo me sono l'ideale con sotto qualcosa, tipo sotto una t-shirt a manica lunga o anche una camicia. Insomma, sono anche a vita piuttosto corta, stanno bene, tipo con dei pantaloni a vita alta. Io l'ho provato, mi piace un casino. Il mio è così, a pois bianchi e neri, e dall'altro lato è una super fantasia, faccio vedere, voilà, un po' animalier, però sui toni del blu e dell'azzurro e del nero. Secondo me sono carinissimi per personalizzare un look. Non sono ancora online sul suo negozio, dove potete acquistare tutte le sue produzioni, ma presto lo saranno. Quindi fateci caso se vi piacciono, perché sono veramente sfiziosi e personalizzano un look anche magari piuttosto normale, banale, ecco. E niente, vi ho fatto vedere tutti gli acquisti e regali di questo periodo. Non vi ho fatto vedere il mio cappottino di contatto, quello spiegato bianco e nero, che è sempre un acquisto di questi 3 mesi, perché ve l'ho fatto vedere comunque nel video dei preferiti, e quindi, però c'è anche quello negli acquisti in effetti. E niente, il video finisce qui, spero che vi sia piaciuto, ci vediamo prestissimo con un altro video. Io vi mando un bacio grande, grazie perché mi seguite sempre qui, mi seguite sempre su Snapchat, su Instagram, insomma siete sempre presenti e carinissime, e quindi io, anche se non lo dico, vi ringrazio sempre, 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 e ci vediamo prestissimo. Ciao, 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 ciao.